Buongiorno a tutti, mi chiamo Boeri Fabrizio, titolare delle Anfabo SNC insieme a mio fratello Boeri Andrea. Abbiamo iniziato la nostra attività ormai nell'87, eravamo molto giovani, io ho 17 anni, lui aveva qualcuno in più, e con l'ausilio e l'esperienza di nostro padre siamo cresciuti con tanta fatica, con tanta passione. Noi principalmente abbiamo iniziato come azienda conto terzi, produzione di particolari torniti, più che altro nel settore della pneumatica. Da lì abbiamo sviluppato e abbiamo acquistato macchinari sempre diversi, per arrivare poi nel 2001-2002 ad assorbire un'azienda che produceva microingranaggi. Da allora l'azienda si è ampliata, abbiamo creato nuovi reparti, reparto di rettifica, reparto di qualche trattamento, reparto di dentatura, e ci teniamo a creare un prodotto partendo dalla prima lavorazione fino all'ultima al nostro interno, per avere sotto mano sempre il particolare e sott'occhio la precisione, la qualità che richiedono questi particolari. Noi lavoriamo in più svariati settori, però quelli più che richiedono più la maggior precisione sono il settore aeronautico, militare, dentale. Detto ciò, normalmente si cerca di lavorare bene in tutti i settori, indipendentemente da chi è il cliente, se è un cliente famoso, meno famoso, piccolo, grande. Cerchiamo sempre di avere lo stesso riguardo a tutti i nostri clienti. Negli ultimi anni ci siamo spostati abbastanza all'estero con aziende che ricercavano questo tipo di prodotto, che in realtà non è così conosciuto all'estero, nel senso che il prodotto del microingranaggio è sempre stato storicamente prodotto nella zona della Germania e della Svizzera. Noi ci siamo avvicinati a questi paesi come mentalità, e quindi riusciamo ad avere clienti esteri che vanno sia dal nord dell'Europa al Medio Oriente. Allora, in azienda siamo circa una ventina. L'età media penso si attesti sui 30-35 anni, abbiamo molti ragazzi giovani, i più anziani siamo io e mio fratello. Abbiamo sempre investito e ricercato macchinari di un certo livello per affrontare le nostre lavorazioni nel miglior modo possibile, per dare al cliente il massimo della precisione, e questo lo puoi ottenere sia con l'ausilio del macchinario stesso che con la capacità propria dell'operatore. Stiamo vedendo un ragazzo molto giovane che è stato appena assunto in apprendistato, viene affiancato da uno dei nostri operatori più datati, in modo da poter crescere questi ragazzi all'interno dell'azienda per il loro futuro, ma anche il futuro stesso dell'azienda. Quando è nata Industria 4.0, noi eravamo già di per sé Industria 4.0 già da parecchi anni. Utilizziamo dei software per la gestione dell'azienda, e ogni macchina è stata cablata
e collegata a questi software per valutare la produzione, per monitorare la produzione, per il passaggio dei dati e quant'altro. E anche nel reparto di metrologia abbiamo macchine molto moderne che sono collegate tutte tra loro per il confronto dei dati. Noi stiamo facendo questo lavoro con i ragazzi che prendiamo dalle scuole molto giovani e cerchiamo di crescere. Qui abbiamo un altro giovane ragazzo, nonché futuro di questa azienda, come figlio nipote dei titolari, che sta attrezzando una macchina, una dentatrice, l'ultima generazione. Spero che le nuove generazioni che abbiamo introdotto nell'ultimo periodo possano portare avanti il nostro lavoro.